Buongiorno a tutti, io sono Adriana Costa, rappresentante degli studenti in seno alla Commissione Paritetica. Prima di iniziare questo incontro manderemo un breve video introduttivo appunto sulla quella che è l'HIV e l'AIDS. HIV, la prevenzione è la miglior cura. Sì, lo so, l'hai già sentita mille volte, ma non montarti la testa, perché ci sono almeno 10 cose che non sai sul virus dell'HIV. E parlo di 10 cose che dovresti conoscere per prevenire, appunto. Quindi direi che è meglio che ti metti in pari. Quando? Subito. 1. Hai presente l'immagine di Tom Hanks in Philadelphia? Ecco, dimenticala. Una persona con HIV è una persona come tante e stargli accanto non è pericoloso. 2. Ripeti con me. Sangue infetto, liquido seminale e secrezioni vaginali possono veicolare il virus. Quindi, avendo rapporti sessuali non protetti, si può contrarre l'HIV. Sì, basta un solo rapporto sessuale non protetto per essere contagiati. E se mi dispiace, anche il sesso orale è considerato un rapporto. 3. L'unico modo per proteggersi in un rapporto sessuale è il preservativo. Ah, ci sarebbe anche l'astinenza, ma quella non preserva altre cose importanti. 4. Nella vita quotidiana non esiste pericolo di trasmissione del virus. Non siamo in un'apocalisse zombie. Puoi tranquillamente scambiare saliva con una persona sieropositiva, oppure puoi farti pungere dalla stessa zanzara. Romantico, no? 5. Il test serve a capire se hai contratto l'HIV, non se si è immuni o predisposti ad ammalarsi di AIDS. È gratuito e anonimo, quindi non hai scuse, fallo. 6. Ti ho già detto che l'unico modo per proteggersi in un rapporto sessuale è il preservativo. 7. Andiamo sul difficile. Si chiama periodo finestra quello che passa tra l'infezione e la comparsa degli anticorpi nel sangue. La sua durata è variabile. I nuovi test sono in grado di rilevare gli anticorpi in circa un mese e mezzo. È il tempo che devi aspettare perché i risultati siano affidabili al 100%. 8. L'incubazione, invece, è il periodo che intercorre tra l'infezione e la manifestazione dei primi sintomi della malattia. Per la cronaca, può durare anche anni. 9. Se pensi che di AIDS si muoia, allora sei rimasto indietro. I nuovi farmaci permettono di tenere sotto controllo il virus e vivere bene, e anche molto a lungo. Però devi curarti. Per questo è importante fare il test e scoprire subito se hai l'HIV. 10. In caso te lo fossi dimenticato, l'unico modo per proteggersi in un rapporto sessuale è il preservativo, quindi ricordati di metterli in valigia prima di partire per le vacanze. Fallo per te, per le persone che ami e anche per quelle che vuoi solo portarti a letto. Buon viaggio! Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto mi preme salutare e ringraziare i relatori. Ci sono due modi di dire, sono sieropositivo oppure vivo con l'HIV. Ecco, io... I relatori qui presenti che hanno sin da subito accolto l'invito a partecipare ad essere presenti qui oggi. Mi preme portare anche i saluti del professore nonché direttore del Dipartimento Geremia Romano, il quale per sopraggiunti motivi personali non è potuto essere oggi qui presente. L'idea di organizzare questo convegno nasce sostanzialmente dal confronto tra noi giovani, dalle domande che ci poniamo quotidianamente, dalle tante paure. L'1 dicembre, come ben saprete, è la giornata mondiale di sensibilizzazione contro l'AIDS e quindi parlando con la dottoressa Bausone qualche giorno fa abbiamo deciso di organizzare questo incontro. Il tema che abbiamo scelto è appunto quello dell'HIV e l'AIDS, oltre che perché appunto l'1 dicembre ricorre la giornata mondiale, anche perché credo che parlare di un tema così tanto importante e delicato dinanzi a una platea così giovane sia di fondamentale importanza, in quanto noi giovani spesso siamo troppo disinformati per paura, per superficialità, per la leggerezza che a volte ci portiamo dentro, data anche dall'età. Eppure in un articolo di Repubblica di giugno 2018 si evince come i malati di AIDS tra i 25 e i 29 anni in aumento siano in Italia siano in continuo aumento. Quindi abbiamo deciso di essere qui oggi per informarci su quello che è l'HIV, per capire come si può trasmettere, quali sono i motivi, quali sono le prevenzioni si da usare, e siamo qui perché spesso purtroppo, come dicevo poc'anzi, siamo troppo disinformati, magari si fanno anche l'AIDS si riscontra troppo tardivamente
e quindi siamo qui oggi per capire cos'è l'AIDS, tratteremo dell'HIV e dell'AIDS dal punto di vista medico, psicologico, sociologico, giuridico e cercheremo di capire che un malato di AIDS non è una persona diversa da noi, è una persona da aiutare, è una persona non da allontanare. Cercheremo di capire che prevenire, curarsi, informarsi è sempre meglio che curare. Grazie. Passo la parola adesso a Riccardo Cristiano, il presidente di Liberi TV. Allora, io ringrazio ovviamente Adriana Costa per l'invito, ringrazio voi di essere qui oggi insieme a noi perché è un argomento che riguarda tutti, non ci sono fasce d'età più interessate o meno interessate. Il video che avete visto prima era esplicativo. Io mi occupo di comunicazione, quindi posso raccontarvi ad esempio che è importante il messaggio che si dà alle persone di qualunque cosa. Se voi pensate bene, il virus dell'HIV è stato scoperto negli anni 80 e negli anni 80 si hanno le prime fasi di discriminazione per le persone di HIV. Se cercate su internet troverete le prime pubblicità, i primi spot che sono andati in onda per quanto riguarda la discriminazione, per quanto riguarda la prevenzione dell'HIV, ed erano persone come tutti gli altri, come noi. A distanza di anni sono stati fatti grossi progressi. C'è un personaggio molto importante in questa fase che ha lanciato l'idea che l'HIV non deve essere uno stigma, ed è il professor Rosario Iardino. In una trasmissione di molti anni fa, il 1° dicembre del 1991, proprio in occasione della giornata mondiale contro l'HIV, in un'intervista per dimostrare che il contagio non avveniva tramite un bacio, baciò una ragazza sieropositiva che era presente lì in sala, la baciò appassionatamente e da lì iniziò a spiegare al mondo che l'HIV si trasmette sì con lo scambio di liquidi, però se una persona in bocca non ha delle ferite, l'HIV non la trasmetti. La persona può avere una vita normale, ovviamente si deve curare con dei farmaci che gli permettono una vita normale, ma poi ci sarà il professore che spiegherà meglio l'aspetto medico. Di certo non bisogna demonizzare la persona che è sieropositiva o che ha il virus dell'HIV. Quindi il messaggio è importante. Noi abbiamo voluto mostrarvi quelle immagini, potete trovarne tantissime su internet che siano relative alla tematica della prevenzione dell'HIV, come per esempio del preservativo. Se ne parla molto, se ne parla poco, ad esempio è notizia di pochi giorni fa che il governo abbia dato la possibilità di utilizzare, di acquistare anzi gratuitamente, dare gratuitamente il preservativo agli under 25. Questa è una cosa positiva, ma non basta, perché il preservativo non è l'unica arma che possa preservarvi, scusate il gioco di parole, dal contagio. Addirittura se voi andate su internet, il preservativo è per gli uomini. Esiste un altro metodo contraccettivo per le donne che è il dental dam, se ne parla pochissimo, che è un piccolo fogliettino di lattice che serve anche per i rapporti orali. Quindi non bisogna avere paura, non bisogna spaventarsi, bisogna pensare che è un qualcosa di tutti i giorni. Io conosco persone sieropositive, ho a che fare con persone che hanno contratto il virus non per forza tramite un rapporto sessuale, ma anche tramite lo scambio di liquidi avvenuti tramite una trasfusione. L'importante è essere informati, l'importante è rivolgersi alle persone addette ai lavori come il professore, come le persone dei consultori, come le persone degli ospedali. Io quindi adesso vorrei che, dopo aver ascoltato le parole di tutti gli intervenuti oggi qui all'università, io ringrazio anche ovviamente Alessia Bausone, gli studenti, il comitato degli studenti che ha organizzato questo evento importante di prevenzione, ma ringrazio ovviamente l'Ateneo che ci ospita, perché è bello vedere dei giovani che vogliono interessarsi di qualcosa che riguarda non soltanto loro, ma riguarda una popolazione mondiale. A questo punto io vorrei passare la parola al professor Carlo Torti, che è docente di malattie infettive e anche lui è una persona che è molto nota, in quanto se andate su internet, su YouTube, io mi sono documentato, ci sono molti video dove spiegano ampiamente il suo lavoro, e quindi vi invito a salutarlo con un applauso dopo aver passato la parola a lui, ovviamente. Grazie.
Bene, io accetto sempre con piacere questi inviti, direi indistintamente, perché credo che in effetti sia molto importante parlare di questi argomenti in ogni contesto possibile, e quindi diciamo anche la scuola di giurisprudenza, in effetti, che magari è meno toccata, diciamo, da questo genere di informazioni che viaggiano maggiormente nella scuola di medicina, è importante, quindi è stata davvero una buona idea quella di organizzare questo incontro. Io vi ho messo insieme un po' di immagini che ora vi mostro, ma ovviamente, diciamo, anche dato il contesto, non è mia intenzione fare una lezione su infezione da HIV e AIDS, ma piuttosto di dare solo qualche nozione, qualche informazione, perché magari, diciamo, per voi che siete molto giovani la storia, diciamo, di questa infezione non è così nota, è ben rappresentata in diversi film anche recenti, il primo bellissimo, Philadelphia, non so chi l'ha visto, Philadelphia. 1991, un po' vecchino. Non l'ha visto nessuno. Infatti ogni anno c'è sempre un numero minore di persone che l'hanno visto. È sicuramente un film da vedere, perché è anche molto pertinente al tema di questo convegno, che è lo stigma. E questa malattia è stata scoperta appunto nel 1981. La storia dice che è stata scoperta quando omosessuali negli Stati Uniti venivano colpiti da una forma di polmonite che era strana, no? E poi si è scoperto che era una polmonite fungina dovuto ad un fungo che oggi chiamiamo pneumocisti siroveci, ma prima si chiamava pneumocisti scarini. In realtà la malattia è stata scoperta ancor prima, quando questi soggetti manifestavano una linfadenopatia, quindi un aumento, diciamo, diffuso dei linfonodi. Quindi è stata scoperta in una fase, diciamo, della malattia precedente rispetto all'AIDS. Però, diciamo, storicamente quello che è stato mutuato è che, diciamo, è questa forma di polmonite che ha consentito di scoprire questa nuova malattia, che è determinata, come sapete, da un virus, che è un virus, diciamo, molto complesso nella sua struttura ed anche, diciamo, della sua funzione, che è un retrovirus. Ma l'aspetto, diciamo, molto importante in questa infezione è l'enorme impatto, diciamo, psicosociale che ha determinato nei vari contesti in cui si è sviluppata, per diversi motivi su cui poi potremo forse riflettere con la professoressa Segura, ma un motivo molto importante di stigmatizzazione dei pazienti infetti, a mio modo di vedere, è quell'ancestrale paura della morte che era associata, e in qualche misura, ma molto minor misura anche oggi, è associata alla parola AIDS. Quindi chiaramente quando qualcosa fa molto paura ed evoca appunto la morte, chiaramente viene stigmatizzata, è qualcosa che i soggetti pensano che non possa mai riguardare a loro, no? E quindi è qualcosa che riguarda magari categorie di persone diverse da sé, e che quindi, diciamo, dà la falsa impressione alle persone che quel qualcosa non possa mai riguardarci, no? E quindi è per questo che l'infezione allora ha determinato lo stigma dei pazienti infetti, che erano considerati cosiddetti diversi, no? Qualcosa che appunto era qualcosa di strano, che non riguardava in realtà le persone normali. E per molti anni, in effetti, quello che è passato è questa idea, l'idea dello stigma, che ha purtroppo determinato la discriminazione di parecchie persone con questa infezione. Negli Stati Uniti, però, per fortuna, il cosiddetto orgoglio gay, perché in quei paesi era soprattutto la popolazione omosessuale ad essere colpita, è stato molto utile, perché ha consentito una opera di advocacy, no?
nella popolazione, tale per cui è iniziata la ricerca, si sono scoperti farmaci, quindi diciamo in effetti lì c'è stata una profonda reazione. Guardate che però lo stigma non è finito, perché in contesti per esempio come il nostro si percepisce lo stigma ancora nei confronti dei pazienti con l'infezione da HIV. Parecchi pazienti escono infatti dalla Calabria o da altri contesti più stigmatizzanti e vanno a farsi curare, no? Altrove, anche per questo, per la paura di essere riconosciuti come pazienti. Quindi vi dico qualcosa di storico, ma diciamo non è qualcosa che è completamente stato superato. Ovviamente lo stigma parte dal riconoscimento della persona infetta. E quando non c'erano le cure per questa infezione, che oggi invece ci sono, i pazienti tipicamente evolvevano nella loro storia di malattia fino all'AIDS, e una manifestazione abbastanza tipica dei pazienti omosessuali promiscui che avevano contratto l'infezione tramite il sesso di maschi con maschi, in effetti presentavano questo sarcoma di Kaposi, che è un tumore della pelle molto visibile a sé e agli altri quando si presenta, perché adesso qui vedete queste chiazze rosso vinoso sulle gambe, ma molto spesso anche a livello del volto, e che quindi faceva sì che il paziente venisse riconosciuto come paziente con AIDS e che quindi venisse in effetti discriminato. Poi per fortuna nel 1996 è stato scoperto che combinando tra loro farmaci antiretrovirali si poteva migliorare la sopravvivenza dei pazienti. Ovviamente il prezzo che i pazienti pagavano e in qualche misura anche oggi pagano è l'effetto collaterale, no? Gli effetti collaterali che questi farmaci, che devono essere assunti sostanzialmente per tutta la vita, possono determinare. Quindi anche la falsa illusione di oggi che prendendo queste terapie si possa in effetti guarire e che quindi l'HIV non sia più un problema, che chiaramente laddove c'è disinformazione la percezione del fenomeno è quanto mai vario, quindi c'è dentro tutto e l'opposto di tutto nella mente delle persone quando l'informazione diciamo non è adeguata. Però anche questo fatto di pensare che l'HIV sia ormai qualcosa di superato, che non sia più un problema, è un problema, è un problema enorme, perché come voi sapete sicuramente da un lato c'è lo stigma, ma dall'altro per alcuni soggetti c'è anche la ricerca dell'infezione oggi, no? Sia perché c'è la ricerca del rischio, ma anche perché nella mente di alcuni, proprio come fatto dichiarato, vi è il desiderio di prendere l'infezione perché così uno non ci pensa più, perché così non c'è da fare lo sforzo poi per attuare tutte le misure di precauzione, di profilassi che invece sono sempre necessarie. Anche questo ovviamente diciamo è qualcosa che quasi quasi sta all'opposto dello stigma, ma pur sempre rappresenta anche dal punto di vista medico un reale problema diciamo emergente, no? Per fortuna queste cure sono molto efficaci e quindi, come vedete da questa diapositiva, i pazienti vivono di più, vivono ormai praticamente la loro aspettativa di vita è simile a quella di una persona che non ha l'infezione da HIV, non vivono uguale alle persone che non hanno l'HIV, perché poi vi dirò eventualmente quali sono i problemi che manifestano, però certamente vivono più a lungo, quindi abbiamo oggi delle coorti di pazienti molto più anziani e che comunque non hanno più quelle stigmate dell'AIDS che vi ho fatto vedere precedentemente, ma continuano ad avere dei problemi, per esempio una ridistribuzione del grasso corporeo. Questo è un problema che vedevamo molto in passato, però i pazienti lungo sopravviventi purtroppo continuano a manifestare queste stigmate della terapia e dell'infezione, ma soprattutto della terapia che hanno assunto per tanto tempo, quindi nella femmina un ingrossamento inizialmente delle mammelle e poi una ridistribuzione di questo grasso a livello del
dell'addome, come la famosa donna guisa di liuto di dantesca memoria, ma nel maschio invece una distribuzione del grasso particolarmente a livello dell'addome e quindi un aumento del rischio cardiovascolare, no? E invece un assorbimento del grasso a livello degli arti e anche del volto, perché vedete che qui ci sono delle vene molto prominenti, non perché il soggetto abbia le vene varicose, ma perché il grasso sottocutaneo a livello degli arti si riduce moltissimo. Ovviamente poi c'è l'AIDS, ma bisogna arrivare prima dell'AIDS, no? Perché vedete questa frase bellissima di Niccolò Machiavelli che dice: la malattia nel principio del suo male è facile da curare e difficile a conoscere. Infatti il paziente HIV positivo all'inizio insomma, è anche quasi totalmente asintomatico, quindi non si rende conto né lui né gli altri di avere questa infezione, ma nel progresso del tempo, non l'avendo in principio conosciuta né medicata, diventa facile a conoscere ma difficile a curare. E in effetti questo avviene anche per l'infezione da HIV, perché quando il paziente poi sviluppa l'AIDS, e può anche morire per l'AIDS, cioè le infezioni opportunistiche che il soggetto manifesta possono anche essere così gravi che non c'è più tempo per curare queste infezioni né l'HIV e quindi il soggetto spesso muore. Io mi ricordo e mi ricorderò sempre quando sono arrivato qui ormai 7 anni fa, si presentò un paziente da noi in neurologia con una demenza, un paziente anziano. Perché poi c'è anche questo aspetto, che i pazienti oggi si infettano da anziani. Prima si citava i giovanissimi, no? Come voi, però in realtà l'utilizzo del Viagra, del Cialis, di tutte queste sostanze che diciamo prolungano nel tempo della vita l'erezione, fanno sì che di fatto l'attività sessuale sia anche diciamo molto prolungata nel tempo e quindi che il rischio associato all'attività sessuale permanga anche in tarda età. Questo soggetto aveva la demenza e quindi tutti pensavano, beh, è demente perché è anziano, no? Però in realtà, investigando nell'anamnesi, questo paziente era stato ricoverato già più di un anno prima per una candidiasi esofagea, che è un'infezione opportunistica. Ebbene, non è stata riconosciuta nemmeno l'infezione opportunistica maggiore, quindi non solo c'è stata una mancata diagnosi dell'infezione, ma addirittura una mancata diagnosi di AIDS, che ha condotto poi al fatto che il soggetto ha preso l'antifungina e è guarito, però poi ha sviluppato un'altra infezione opportunistica maggiore, cioè una demenza correlata a questa infezione, e poi purtroppo diciamo, questo soggetto, essendo arrivato molto tardi, vedete, facile a conoscere ma difficile a curare, purtroppo questo soggetto è deceduto. Ora, la storia del virus HIV è questa che vi ho detto, quindi scoperto negli Stati Uniti in soggetti omosessuali maschi, infezione proveniente dalle scimmie, infatti ormai sappiamo diciamo, con certezza che il virus ha originato nella scimmia e poi dopo si è trasmesso all'uomo, e poi dagli Stati Uniti una diffusione sostanzialmente tramite i viaggi, quindi in un certo senso originariamente è stata una malattia del viaggiatore, si è diffusa in tutti i paesi e lì poi diciamo, ha percorso delle vie epidemiologiche diverse. In Italia soprattutto sono stati interessati i soggetti tossicodipendenti e dai tossicodipendenti si è diffusa l'infezione alle partner di sesso femminile. L'infezione invece nei soggetti omosessuali in Italia generalmente non ha rappresentato, almeno inizialmente, un grossissimo problema dal punto di vista epidemiologico, però man mano nel tempo diciamo, ha acquisito sempre più importanza. Ora, il virus HIV può essere responsabile di una malattia acuta, cioè quando lo si prende c'è una elevata carica virale nel sangue, quindi il soggetto può manifestare un quadro clinico anche generico dal punto di vista dei segni e sintomi, quindi non identificabile come HIV, anzi spesso identificabile come influenza, no? Però in realtà è un'infezione da HIV. Poi una fase asintomatica,
che non è proprio completamente asintomatica, però il soggetto si abitua a dei piccoli disturbi che ignora, e poi la fase dell'AIDS conclamato. Quindi è una malattia che si sviluppa lentamente, infatti il virus dell'HIV è anche chiamato lentivirus, proprio perché la malattia che provoca si sviluppa lentamente, e alla fine si sovrappongono delle infezioni opportunistiche che approfittano del deficit immunitario provocato dal virus per determinare delle malattie anche gravi, come vi ho detto, pure mortali. E l'immunodeficienza è contrassegnata particolarmente dal calo dei linfociti CD4 che progressivamente si sviluppa anno per anno finché i CD4 sono meno di 200 e quindi il sistema immunitario sostanzialmente è indifeso, si sta avvicinando il baratro, si sta avvicinando l'AIDS. Guardate che l'infezione da HIV in Italia purtroppo ancora galoppa abbastanza, nel senso che in Italia ogni 2 ore si ha almeno un nuovo contagio. Questi sono i contagi noti, ma poi ovviamente ci sono tutti quei casi sommersi che noi non conosciamo, perché i pazienti non fanno diagnosi, quindi non vengono notificati questi casi, quindi diciamo almeno un contagio ogni 2 ore, quindi almeno 4.000 casi di infezione da HIV ogni anno. Ovviamente può sembrare poco rispetto, non so, al bambino che muore di malaria nel mondo ogni 2 minuti, può sembrare poco, però in realtà, siccome è un'infezione cronica, i soggetti sopravvivono e ovviamente vanno in accumulo, quindi man mano nel corso degli anni il numero di pazienti HIV positivi aumenta. Tantissimi sono i soggetti che non sanno di avere l'infezione da HIV. In Europa si calcola circa 126.000 soggetti hanno l'infezione da HIV ma non sanno assolutamente di avere l'infezione da HIV. In Italia almeno 30.000-40.000 persone hanno questa infezione ma non sanno purtroppo di averla, e attualmente in Europa è in atto una epidemia veramente esplosiva nell'est dell'Europa, e questo molto probabilmente perché in quei paesi c'è stato un occultamento del problema. Io mi ricordo che 10 anni fa sono stato, diciamo, invitato come esperto per l'Italia a stendere le linee guida mondiali per l'infezione da HIV e per l'AIDS in Sudafrica. Mi ricorderò sempre che in quel contesto e anche per la tubercolosi, e in quel contesto vi erano i rappresentanti della Russia che si erano incazzati, si erano veramente arrabbiati moltissimo quando si diceva che c'era l'infezione da HIV e la tubercolosi in Russia, perché loro avevano avuto l'input politico di negare assolutamente il problema. Immaginatevi in Russia come in che condizioni erano i malati, no? Perché chiaramente quando il problema è negato il malato è escluso dalla società, quindi non si fa diagnosi perché fa doppiamente paura essere diagnosticati, ufficialmente non esiste, e non c'è modo migliore per facilitare la diffusione di una malattia infettiva che negare che la malattia infettiva esista. Quindi questo nel corso degli anni, vedete che c'è una forchetta perché c'è una epidemia esplosiva nell'est Europa. Ora, il problema è quindi quello del sommerso, cioè i soggetti HIV positivi inconsapevoli. È un problema notevolissimo perché i soggetti HIV positivi che sanno di esserlo fanno la terapia e quindi si salvano, ma salvano anche gli altri, perché facendo la terapia e negativizzando la viremia, cioè riducendo la quantità di virus che c'è nel sangue ma anche nello sperma ai minimi termini, non trasmettono l'infezione. E questo è il concetto del test and treat, che porta anche e ha portato e sta portando ad una riduzione dei nuovi casi di infezione. Per esempio a San Francisco, dove questa strategia del test and treat la fanno bene da parecchi anni,
hanno registrato un profondissimo calo, diciamo, delle nuove infezioni. Ma il problema è chi non lo sa. E perché ovviamente, non sapendolo, la viremia è molto alta e quindi loro si ammalano, ma nel frattempo trasmettono l'infezione a parecchie altre persone. Vedete qui, in effetti, il numero di nuove trasmissioni sessuali: per il 54% le nuove infezioni sessuali da HIV sono determinate da soggetti inconsapevoli. Per questo si devono fare delle campagne di screening. Questo che vedete qui in alto è, credo, l'ultimo paziente HIV positivo che ho visto a Brescia, dove prima lavoravo. Vedete, questo è un sarcoma di Kaposi a livello del cavo orale. Questo paziente ha girato parecchi odontoiatri, e nessuno, diciamo, aveva pensato che potesse essere un sarcoma di Kaposi. Quindi, se questo fosse successo nel Sud Italia, sarebbe stata malpractice e andavamo su tutti i giornali, ma essendo successo nella ricca Brescia, effettivamente passa sotto soglia. Ma in realtà è successo, e quindi, diciamo, a Brescia io mi sono dedicato, quando ero più giovane, ad andare proprio con i miei specializzandi e altri volontari per le strade con il camper a fare il test rapido per l'infezione da HIV, che è questo, cioè praticamente è un test salivare che ora si vende anche in farmacia come il test di gravidanza, ed è abbastanza utile e indicativo. Ovviamente deve essere confermato sia in positivo che in negativo con altri test più sofisticati, però è qualcosa di molto utile. Ma d'altra parte, quello che invece si riscontrava facendo questi progetti era la seguente cosa, che una netta sensazione, che le persone che paradossalmente avevano pochi rischi, no? E che quindi praticamente erano sicure che non avevano l'infezione e quindi non avevano paura, facevano il test. Le persone invece più hard to reach, che avevano sicuramente dei rischi, rifiutavano il test. E questo è uno strano fenomeno su cui forse Cristina ci potrà illuminare, che rappresenta un vero ostacolo. Poi ci sono le persone che non immaginano di aver avuto dei rischi, ma li hanno avuti. Perché non li immaginano? Perché hanno in testa che l'infezione da HIV sia l'infezione degli omosessuali o dei tossicodipendenti. Quindi le persone eterosessuali dicono: vabbè, ma io non sono né tossicodipendente né omosessuale, quindi questo è un problema, diciamo, che non mi riguarda. Invece oggi in Italia gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità dicono che il 50% delle persone si prendono l'infezione per via anche eterosessuale. Quindi le persone che pensano che ancora ci siano delle categorie a rischio sbagliano. Oggi non ci sono più categorie a rischio, ci sono comportamenti a rischio. Chiaro, quindi ognuno può avere il comportamento. Una persona omosessuale che usa sempre il preservativo sarà pure della categoria, tra virgolette, omosessuale, però in realtà non ha alcun rischio. La persona che è eterosessuale, però in realtà non usa il preservativo, è più a rischio dell'omosessuale. Quindi non esistono categorie a rischio, ma esistono ovviamente comportamenti a rischio. Solo qualche dato, poi, diciamo, vi lascio. Al mondo ci sono, proprio per questo effetto di accumulo di casi di persone sopravviventi, più le nuove che si infettano, più di 35 milioni di persone con infezione da HIV. Questo ovviamente rappresenta un impatto elevatissimo in Africa. Quando noi andiamo in Africa, andiamo in un ospedale che si chiama Mulago Hospital, che appartiene alla Makerere University a Kampala in Uganda, e lì dentro, in quell'ospedale, praticamente, correggimi se sbaglio Maria, ma più dell'80% dei ricoverati hanno l'infezione da HIV e, direi, soprattutto l'AIDS. Qui in Italia invece, ormai negli ospedali di malattie infettive, diciamo che il tasso di ricoveri per i pazienti HIV positivi
sfiora il 10-15%. Però quando io ero più giovane, invece un intero istituto di malattie infettive di 60, 70, in certi momenti anche 80 posti letto era per l'80-90% dei letti occupato da persone HIV positive. E quando noi come specializzandi andavamo al lavoro, qui adesso gli specializzandi vengono al lavoro e diciamo persone che muoiono nell'ambito delle malattie infettive ne vedono pochissime, anche se purtroppo voi sapete che 60.000 persone tutti gli anni in Italia muoiono per sepsi da batteri multiresistenti, è questo il reale problema. Si arriva negli ospedali e ci si ammala negli ospedali, quindi non è più l'ospedale un luogo di salute ma un luogo di malattia. Però per quanto attiene all'infezione da HIV-AIDS pochissimi muoiono, ma quando io ero giovane che ho iniziato la mia specializzazione, quindi molti anni fa, non dico quanti, praticamente ogni giorno quando arrivavo in ospedale 7 o 8 giovani come me quella notte erano morti. E quindi ovviamente questo ha rappresentato un notevole trauma anche per gli amici di coloro che sono morti. Quindi allora moltissime persone sapevano dell'infezione perché avevano avuto una percezione diretta dell'esistenza di questa infezione. Oggi invece non se ne parla più e non c'è più questa percezione, questo esperimento di cosa significa l'infezione da HIV. E perché questo? Perché come vi ho detto, all'inizio degli anni 90 ci sono state queste terapie molto efficaci che hanno portato ad un calo molto drastico del numero di morti per infezione da HIV. Oggi cosa sta succedendo? Che muoiono, sviluppano l'AIDS e muoiono soprattutto le persone che non prendono le terapie. E perché non prendono le terapie? Perché non sanno di avere questa infezione. E perché non sanno di avere questa infezione? O perché sanno di avere un rischio ma hanno paura, oppure perché di fatto pensano di non avere un rischio e quindi ignorano totalmente il problema, e questo perché non c'è informazione, quindi non c'è un rapporto equilibrato con cosa significa questa infezione. E qui vedete che gli eterosessuali praticamente, insomma, guardate la figura dei nuovi casi di infezione, voi sommate eterosessuali maschi, eterosessuali femmine, cioè le parti della colonna diciamo verde e rosso, vedete che rappresentano la stragrande maggioranza dei nuovi casi, mentre invece gli omosessuali, MSM vuol dire men who have sex with men, che sono quelli azzurri, praticamente rappresentano la minoranza. Guardate i tossicodipendenti, i DU, quelli viola sono pochissimi. Ok, quindi sostanzialmente la falsa illusione che i rapporti eterosessuali non conferiscono un rischio non corrisponde al vero, è proprio falsa, proprio falsissima. Qui vedete il numero e l'incidenza delle nuove diagnosi per classi di età. Le nuove diagnosi vengono fatte soprattutto nella fascia di età dai 20 ai 28 anni. Questo è preoccupante perché se la diagnosi viene fatta a quell'età vuol dire che l'infezione è stata presa nella stragrande maggioranza dei casi almeno 4 o 5 anni prima. Quindi capite come in effetti la precocità sessuale con dei rischi si verifica diciamo molto precocemente. Vi dico solo qual è il rischio, non è ovviamente il 100%, per ogni rapporto sessuale a rischio 0,3 persone su 100 si beccano l'infezione, quindi meno di 1%. Però è come la lotteria, se i fattori di rischio vengono ripetuti oppure i soggetti hanno oltre al rischio anche una malattia sessualmente trasmissibile già presente, hanno una maggiore probabilità di contrarre l'infezione, quindi devono fare lo screening che poi deve essere confermato con ulteriori test per arrivare alla diagnosi di certezza. Delle terapie abbiamo detto, dei farmaci abbiamo detto,
del lavoro che fanno o che dovrebbero fare i medici, non sto a dire, dovrebbero personalizzare la terapia a seconda del singolo paziente e garantire non solo una buona sopravvivenza come durata della vita, ma anche come qualità della vita. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che oggi non è più ammissibile avere che il meno del 90% dei soggetti con l'HIV hanno la diagnosi, meno 90% hanno la terapia, meno 90% rispondono e meno del 90% hanno una qualità di vita scarsa. E sulla qualità di vita, vi dico la verità, pesa moltissimo lo stigma, perché se il paziente si sente stigmatizzato, si sente discriminato, la sua qualità della vita peggiora moltissimo. Quindi anche lo stigma è ciò che la società e il sistema sanitario fa nella gestione di questi pazienti, è importantissimo. Per un paziente HIV positivo che entra in un ospedale e magari, non so, si vede, lo dico per assurdo, non so, l'infermiere che fa la battuta perché questa persona, che ne so, è gay, oppure che si scandalizza perché questo ha i tatuaggi e magari è tossicodipendente, sniffa e quindi si fa la battutaccia o si ride, eccetera. Anche un linguaggio non verbale, voi questi pazienti li uccidete, veramente, li uccidete psicologicamente. Quindi bisogna stare molto attenti ad avere un approccio non giudicante. Un medico, ma a maggior ragione un infettivologo, che abbia un approccio giudicante a questi problemi, non è un medico e non è un infettivologo, anche se magari le conoscenze tecniche dell'argomento sono elevatissime. Meglio avere meno conoscenze, ma avere un approccio non giudicante, migliorate la sopravvivenza dei malati e la loro qualità di vita. Si sta puntando all'eradicazione di questa infezione, ma ancora non ci si è riusciti. Ci sono ormai dei farmaci con anticorpi monoclonali, voi non so se sapete, ma ormai gli anticorpi monoclonali, verremo curati dagli anticorpi più o meno per ogni malattia e quindi anche per l'infezione dell'HIV. Importante il counseling per questi pazienti, importante l'uso del profilattico anche per impedire la trasmissione ad altri. Adesso ci sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità, della mia amica Suligoi, che fanno vedere come i soggetti HIV positivi, sapendo che se hanno la viremia negativa non trasmettono più l'infezione, si sono messi anche loro a praticare rapporti sessuali senza l'uso del preservativo. Così facendo, certo, non trasmettono l'infezione da HIV, ma si pigliano e trasmettono altre malattie sessualmente trasmissibili. Quindi l'ABC della protezione dal rischio è importantissimo. Oggi poi ci sono anche dei comportamenti di super rischio, di extra rischio, correlati col chemsex. Non so se sapete cos'è il chemsex. Praticamente i soggetti pigliano delle specie di cocktail, delle ricette che sono con droghe, ma anche Viagra in basse quantità, eccetera, e quindi questo ovviamente aggrava il rischio. E quindi, diciamo, è qualcosa che non si dovrebbe fare. Tutti i pazienti dovrebbero essere in terapia, perché come vedete oggi c'è il motto U equal U, che vuol dire undetectable equal untransmittable. Cioè, se il soggetto ha la viremia undetectable, cioè non più misurabile, noi diciamo in gergo negativa, non trasmette più l'infezione. Oggi poi c'è anche la PrEP. Sapete cos'è la PrEP? È la pre-exposure prophylaxis, cioè i pazienti che praticano comportamenti a rischio e pigliano i farmaci antiretrovirali prima del rischio, anche lì no, non bisogna avere un approccio giudicante, perché diciamo perché in realtà ci sono poi anche, per esempio, coppie discordanti in cui magari il partner ha l'infezione con viremia positiva e la partner, magari per avere dei bambini,
è una cosa che non si dovrebbe fare, ma può essere utile pigliare la pastiglia in modo tale da non contrarre l'infezione. C'è il problema anche delle coppie discordanti, non sono solo quelli che vanno in giro, diciamo, ad avere rapporti promiscui e amano farlo senza l'uso del preservativo, però vi dico la verità, ci sono delle situazioni, poi con questo chiudo, in cui davvero, pensate quanto è difficile far sì che un soggetto smetta di fumare. Ci avete mai pensato? Eppure il soggetto sa che gli viene il tumore, che il fumo passivo lo può far venire ad altri e via discorrendo, ma non ce la fa di smettere di fumare. Ci sono dei soggetti che hanno una tipologia di rapporti sessuali che, diciamo, non corrisponde effettivamente a ciò che noi come medici raccomandiamo, però delle volte non riescono a correggere i loro comportamenti, purtroppo. Quindi, dal punto di vista pragmatico, non giudicante, devo dire la verità che come medico ritengo sia molto meglio che in effetti si adotti la PrEP piuttosto che avere nuove infezioni, per tutte le conseguenze che queste infezioni possono determinare, anche sui costi del sistema sanitario nazionale. Quindi ormai, diciamo, la PrEP è entrata prepotentemente, non tanto in Italia, ma sicuramente negli Stati Uniti. Ci sono anche dei trial randomizzati, controllati, che ne dimostrano l'efficacia. Per esempio questo, non so se ve l'ho mostrato, vabbè, forse non ve l'ho messo. Ci sono poi anche per le donne, lui ha parlato di strumenti, ci sono anche dei ring che contengono i farmaci, quindi la donna mette questo ring il ring rilascia, diciamo, il farmaco ed è una sorta di profilassi, preesposizione, diciamo, anche quella. C'è uno studio, si chiama Caprisa, con anche un gel intravaginale a base di farmaci antiretrovirali. Ovviamente tutto oggi è teso a arrivare al cosiddetto AIDS zero, quindi, però per arrivarci dobbiamo aumentare la prevenzione, aumentare l'accesso al trattamento, avere adeguate risorse, la treatment as prevention, cioè trattare tutti per prevenire l'infezione agli altri, ma soprattutto, vedete cosa c'è al centro, zero stigma e discriminazione, perché solo così noi possiamo utilizzare razionalmente gli strumenti che oggi abbiamo e che sono tantissimi. Ecco, io con questo avrei finito. Bene, io ringrazio il professor Carlo Torti, ci ha dato tantissimi spunti di riflessione, uno fra tutti è quello di individuare la malattia. Io ricordo per esempio qualche anno fa, e poi lascio la parola all'altro ospite, Charlie Barnao, che si diceva: guardi una persona in faccia, vabbè, ma tanto sta bene. Cioè, siccome non ci sono sintomi evidenti, allora una persona è sana. Questa era la cosa che circolava molto di più sui media. Quindi prima di fare sesso diceva: ma sai, la mia partner, il mio partner sta bene, non ha sintomi evidenti, quindi vuol dire che è sano. Invece no. Poi il professore ha parlato anche di altre malattie sessualmente trasmissibili che si possono trasmettere tramite contatto sessuale. E questo è il problema. Il problema è non conoscere, il problema è nascondere. Ha parlato anche della Russia ed è molto importante questo caso, perché il negazionismo è qualcosa di strumentale soprattutto per fare in modo che il virus si diffonda. Invece l'importante è conoscere. In politica si dice conoscere per deliberare, in questo caso si dice conoscere per evitare che il contagio si diffonda, ma soprattutto per rimanere sani. Io spero che voi abbiate delle domande o comunque dei dubbi, così dopo si possa fare un buon dibattito. Nel frattempo passo la parola a Charlie Barnao, che è docente di sociologia sempre presso l'Università Magna Grecia. Lo ringrazio e gli auguro, insomma, di dare anche lui spunti di riflessione. Prego. Grazie. Allora, intanto mi scuso per il ritardo due volte, prima per il ritardo nell'arrivo, ma anche per il fatto, mi scuso anche per il fatto che dovrò purtroppo andare via alle 4:05. Insomma, sono felice di essere qua, ma mi avete preso tra una lezione e un treno, quindi grazie mille per l'invito, grazie mille per l'invito, per questa importante iniziativa.
vedo diversi, oltre che al tavolo, conosco quasi tutti, vedo diversi volti noti anche tra gli studenti, perché ci sono diversi studenti di sociologia nel pubblico, mi fa piacere, li saluto tutti. E, parto da dove è finito l'intervento che mi ha preceduto del collega Torti, cioè il tema dello stigma è senz'altro strettamente legato a una dimensione culturale e psicologica che a sua volta è legata alla dimensione della cura di tipo medico. Cioè, mi ha fatto molto piacere sentire dire da un medico, appunto, quanto è importante l'atteggiamento non giudicante nei confronti della persona, in questo caso malata, o che potrebbe avere la malattia, e quanto è fondamentale nella prevenzione appunto la gestione di tutto ciò che riguarda il discorso della relazione, per tutto ciò che riguarda il discorso sullo stigma. Io parlerò, non sono un esperto di AIDS, credo di non essere ammalato, dopo mi andrò a fare un test al più presto, perché credo saranno almeno 2 anni che non mi controllo, però ho vissuto tantissimi anni, una dozzina circa, insieme con persone ammalate, sieropositive, vissute insieme in una stessa casa, e quindi sia come questo punto di, da questo punto di vista, quindi come punto di partenza legato all'esperienza personale diretta e indiretta, perché il discorso dello stigma è trasmissibile, stare insieme con persone stigmatizzate ti fa sentire addosso lo stigma, eventualmente anche come viene come può essere percepito, ovviamente non nella stessa maniera, ma attraverso un processo di immedesimazione cerca anche di capire come può essere percepito dalla persona con cui in questo caso vivi, come può essere percepito lo stigma di essere un sieropositivo. E mi riferirò anche ad alcuni aspetti dell'esperienza diretta, perché durante in particolare alcune ricerche etnografiche che ho condotto, soprattutto quelle legate al mondo della prostituzione, sono entrato in contatto col mondo di cui si parla oggi, col mondo della sessualità considerata anormale spesso, tutti i concetti che sono collegati a quello di stigma. Lo stigma della persona malata di AIDS è strettamente connessa alla storia della malattia e al fatto che fin dall'inizio è stata associata a dei comportamenti considerati sbagliati e legati all'omosessualità. L'acronimo, uno dei primi acronimi che è stato utilizzato per parlare di AIDS è GRID, se non mi ricordo male. L'acronimo che sta per Gay Related Immune Deficiency, quindi era fin dall'inizio, addirittura c'era l'acronimo che lo sottolineava, una malattia legata al comportamento omosessuale. Parlando di stigma, in sociologia abbiamo tante cose da dire sullo stigma, per gli appassionati del genere c'è tutto il lavoro di Goffman, degli interazionisti simbolici, sul tema dello stigma e come si vivono, si affrontano le relazioni all'interno, appunto le relazioni di stigmatizzazione. Come dicevo prima, il tema è culturale perché riguarda il nostro approccio alla sessualità, spesso. Perché lo stigma è legato a questo tipo di approccio. Non deve sorprendere quanto la cultura sia importante, parlando di sessualità, perché se la sessualità è qualcosa di molto biologico, la dico in estrema sintesi, è pur vero che è profondamente influenzata dalla nostra cultura. Vivendo con persone affette l'HIV, Ho imparato l'importanza, cioè, la conoscevo già da prima, ma ho imparato ancora di più l'importanza di utilizzare il preservativo. Ma qual era il mio rapporto con il preservativo? Tutto ciò era condizionato culturalmente. Per un periodo ho avuto anche la possibilità di fare l'operatore di strada nell'ambito della prostituzione. Una delle attività principali che svolgevamo era quella di dare preservativi alle prostitute, come prevenzione ovviamente, ma mi accorgevo che già il modo in cui lo davo il preservativo lasciava intendere quello che io pensavo di quell'oggetto. Mi accorgevo che non lo davo con convinzione, ero convinto che era qualcosa di sbagliato quello che stavo facendo, ma era un problema culturale che avevo. Dicevo, quindi, la cultura ci influenza profondamente nei comportamenti sessuali, gli studenti di sociologia lo sanno bene,
ma forse lo sappiamo bene tutti. In ogni caso, perfino l'atto che più di ogni altro può essere considerato come biologico, quello per procreare, l'atto sessuale, gli scienziati sociali ci insegnano, primi fra tutti gli antropologi, che è diverso a seconda della cultura di riferimento. Cioè l'atto sessuale in un determinato paese è diverso dall'atto sessuale in un altro paese. L'atto sessuale, da un punto di vista culturale, influenzato dalla cultura cinese, è un atto sessuale che ha delle posizioni, delle modalità di esecuzione diverse rispetto all'atto sessuale compiuto in un'altra cultura. Questo perché? Perché perfino nella nostra intimità noi siamo condizionati dalla cultura all'interno della quale siamo inseriti. Potrei fare mille esempi, ne cito soltanto qualcun altro rispetto per esempio al tema della prostituzione. Perfino la prostituzione non è qualcosa, proprio perché è legata alla sessualità, la nostra idea che abbiamo di sessualità non è qualcosa di definito in modo universale. In alcuni paesi prostituzione, per esserci prostituzione ci deve essere la vendita di un atto sessuale che è considerato la penetrazione, in altri paesi no. E questo è un condizionamento di tipo, ancora una volta, culturale. Qual è il contesto? Quindi se dobbiamo capire la cultura che genera anche la stigmatizzazione, dobbiamo cercare di comprendere qual è il contesto all'interno del quale noi cerchiamo di comprendere questo fenomeno. Il complesso, parlando dei giorni nostri e andando, diciamo così, con l'accetta in estrema sintesi, è il contesto legato alla globalizzazione e agli effetti della globalizzazione sulla nostra vita quotidiana. Siamo in un periodo di generale crisi economica, forse stiamo uscendo, forse, speriamo, politica, si parla di crisi della democrazia, da più parti dei processi democratici, ma è una crisi anche culturale, che è quella che ci interessa più da vicino oggi. Crisi culturale significa crisi di identità. Il grande passaggio di informazione, il grande circolare di informazioni legate alle culture diverse, la grande circolazione di culture diverse, di persone diverse, che sono portatrici di culture diverse, ha fatto perdere i punti di riferimento. L'individuo globalizzato è un individuo in crisi di identità per definizione, non si hanno più i riferimenti chiari di un tempo riguardo alle identità nazionali, per esempio. Che cos'è essere italiano, che cos'è essere francese, che cos'è essere tedesco. Ma la crisi di identità non riguarda soltanto un problema, appunto, legato alle nazioni, riguarda anche i generi, che cos'è essere uomo e che cos'è essere donna. Quante diverse sfumature ci sono all'interno di questi due estremi. Tutto ciò, facendo perdere punti di riferimento, fa entrare in crisi, si dice così, di identità, l'individuo globalizzato, e ci sono tutta una serie di studi che gli studenti di sociologia conoscono bene, da Giddens, che parla di sessualità duttile, a proposito di sessualità e di fluidità di tutti questi tipi di comportamenti, a proposito di questo Bauman parla di identità liquida, eccetera. E tutte le figure che sono ai confini tra identità diverse vengono prese di mira perché sono considerate come pericolose. E questa forse è una delle caratteristiche principali relative agli effetti che la globalizzazione ha sulla nostra vita quotidiana. Vengono prese di mira, vengono considerate come pericolose e quindi stigmatizzate. Lo stigma significa marchio. E da questo punto di vista la sociologia ci dice che la stigmatizzazione svolge una funzione di controllo sociale. Vengono marchiate perché considerate pericolose tutte quelle identità di confine, tutte quelle identità non chiarissime. Nulla di nuovo all'orizzonte, dall'età moderna viviamo, ci sono esempi anche più, ovviamente anche più là nel tempo, diciamo, però quelli maggiormente studiati nelle scienze sociali sono quelli che partono già dall'età moderna, di tutte quelle figure che vengono stigmatizzate dagli ebrei, ai lebbrosi, ai vagabondi, ai ladri a cui veniva tagliato un orecchio, vengono stigmatizzate, individuate, marchiate, perché considerate pericolose. Oggi continuiamo a stigmatizzare tutti coloro che consideriamo portatori di comportamenti
devianti, possiamo chiamarli devianti, pericolosi, che possono mettere in discussione le varie identità. E badate bene, questo riguarda tantissimo il mondo omosessuale, che è più strettamente legato allo stigma negativo di cui stiamo parlando oggi, ma riguarda anche gli eterosessuali. Un caso recente di fortissimo giudizio da parte della società, fortemente ancora oggi giudicante, di cui facciamo parte nell'ambito della sessualità, che mi viene in mente, è quello legato a Tiziana Cantone. Qualcuno forse di voi se la ricorderà, quella donna che poi si suicidò, se non mi ricordo male per questo, che fu ripresa durante un comportamento sessuale che non era considerato normale, cioè fare sesso con più uomini, farsi riprendere, e poi quel video diventò un video virale in internet. Quell'azione là portò un giudizio della società nei suoi confronti, era lei la troia. Questo giudizio negativo era uno stigma che direttamente o indirettamente la portò al suicidio. Ecco, quindi questo è il tema, un tema culturale legato allo stigma, e lo stigma nel caso nostro specifico legato all'AIDS, che parte dal tema dell'omosessualità. Devo dire che durante la ricerca che ho condotto sulla prostituzione questo tema è stato particolarmente rilevante. Perché? Perché la stigmatizzazione degli omosessuali, la stigmatizzazione estremamente negativa dell'omosessualità è ancora fortemente presente nella nostra società. Una parte della ricerca sulla prostituzione che ho condotto era sulla prostituzione maschile, su prostituzione maschile in luoghi pubblici. Ebbene, esiste un mondo della sessualità sommersa legata al cosiddetto battuage, che nasce nel mondo omosessuale ma che oggi è anche eterosessuale, legato soprattutto allo scambismo, eccetera. È un tipo di sessualità, quella del battuage, che nasce in luoghi al buio, nelle periferie oppure in luoghi nascosti. E questo perché? Per un piacere particolare? Sì, forse oggi è un piacere anche poter avere sesso impersonale con tante persone in luoghi del genere, però nasce in questi luoghi perché gli omosessuali dall'inizio si dovevano proteggere dal giudizio delle persone. E quindi hanno vissuto all'interno di questi luoghi quello che viene definito un sesso impersonale, cioè col minor coinvolgimento possibile da un punto di vista emotivo, lontano da occhi indiscreti, giudicanti, lontano dai pericoli di chi quel giudizio lo può esercitare nei loro confronti. Ed è stato sorprendente per me scoprire come in quei luoghi venissero gestite le emozioni, ci fosse tutto quel lavoro sulle emozioni, quell'emotional labor che avevo già vissuto in comunità, che ho già potuto constatare in comunità vivendo con persone che erano affette dall'HIV. Perché? Perché uno dei problemi principali, oltre a quello strettamente medico ovviamente legato alla malattia, era quello dello stigma, e quando si parla di stigma si parla di capacità di gestire le emozioni, lavoro sulle proprie emozioni e su quelle dell'altro. Tutto il discorso sempre per gli appassionati del genere, soprattutto i sociologi, della manufactured identity, cioè del lavoro sulle emozioni avendo due identità, una legata magari allo stigma e una che invece è protetta, legata lontano dallo stigma, da mostrare alle persone che non sanno che sono ammalato, e che diventa a volte molto diversa da quella invece che vivo con le persone che conoscono la mia malattia. Stigma che ho ad oggi è strettamente legato, ancora oggi strettamente legato all'omosessualità. Dicevo prima, nella ricerca sulla prostituzione maschile mi è capitato di intervistare uomini che si prostituivano, uno in particolare era un camionista in questo luogo del battuage, in una stazione di servizio. Forse da un punto di vista della categoria degli omosessuali sembrava più un bear, quindi col barbone massiccio, un camionista con la camicia a scacchi sul suo camion. L'ho intervistato dove stavo facendo la mia ricerca, poi aprì, quindi questo maccione apre la porta ed era con calzarrete, tacchi a spillo, insomma iniziamo a parlare, fu una conversazione interessante. E gli dicevo, e poi entrando un po' in confidenza gli chiesi
gli chiesi lui come si definiva, se era, perché mi interessava anche come si posizionava, più eterosessuale, omosessuale. Lui diceva: no, ma io figurati se mi espongo in questa maniera, io sono una prostituta, perché meglio prostituta che frocio. Perché, e non è stata l'unica esperienza che ho vissuto di questo tipo, nonostante ci sia anche uno stigma negativo nei confronti delle prostitute, quando devo offendere una donna, da buon maschilista, non io diciamo in generale, uno dice prostituta, però nonostante ci sia uno stigma ancora, ahimè, fortemente negativo nei confronti delle prostitute, lo stigma dell'essere considerato frocio era peggiore. Quindi lui preferiva essere considerato una prostituta che omosessuale. Tutto ciò noi sappiamo che già è stato anticipato ampiamente, ha delle conseguenze rilevantissime sia nel modo in cui la persona vive la propria, in questo caso, malattia, ma anche per tutto quello che riguarda la prevenzione. Più mi nasconderò, più sarà difficile fare prevenzione, ovviamente. E, parlando di profilattici, per esempio, era venuto fuori da una ricerca sulla prostituzione maschile, quella fu fatta, mi sembra che fosse a Roma, a proposito di, erano diversi minorenni che si prostituivano, minorenni stranieri. Beh, c'era la convinzione, perché mi veniva chiesto: ma voi utilizzate il profilattico? Profilattico, per lo più erano diciamo come culture di riferimento, questo è importante, albanesi e marocchini. Profilattico perché mai? Noi siamo attivi nel rapporto, nella convinzione che siccome è una malattia per omosessuali e siccome l'omosessuale vero è quello che lo prende e non lo dà, allora io che sono ancora uomo non ho bisogno di proteggermi perché non sono omosessuale e quindi non mi posso prendere la malattia. Capite bene che conseguenze che tutto ciò può avere, lo sanno bene i medici, a livello di prevenzione. Lo stesso dicasi in quegli ambiti, in quei mondi di confine, che sono quelli all'interno dei quali ho trovato una maggiore difficoltà nell'utilizzo del preservativo. Mentre negli ambienti omosessuali dichiarati, andando, non lo so, nelle saune gay, l'utilizzo dei preservativi era assolutamente normale, ti venivano offerti, ti venivano dati e quant'altro. Le persone che ho incontrato che più difficilmente ammettevano la necessità di utilizzare il preservativo, oppure dichiaravano esplicitamente che non l'avrebbero mai utilizzato, erano gli eterosessuali che non volevano riconoscere o la propria omosessualità o comunque quantomeno il proprio comportamento omosessuale. Per cui, ritornando sul tema del battuage, quindi di questa sessualità impersonale vissuta nei parchi, nei giardini, nelle toilette pubbliche da parte di uomini, in questo caso che avevano rapporti sessuali occasionali con altri uomini, mi dicevano: ma io non lo porterò mai un preservativo con me, perché mia moglie sa che sono uscito col cane, non sia mai che mi trovo un preservativo in tasca, potrebbe pensare che ho l'amante. Quindi capite bene, anche qui è un problema di ignoranza, ma che è legato a un tema, strettamente legato a un tema culturale. Chiudo. Vabbè, in genere si chiude dicendo che cosa fare e quant'altro. Beh, siccome mi è stato già ampiamente anticipato, e sono totalmente d'accordo, ed era quello sul quale, l'argomento sul quale volevo chiudere, cosa fare? Per quanto riguarda gli studenti, sicuramente informarsi. Quindi studiare. Questo incontro di oggi è senz'altro in questa direzione. In generale il tema è quello della società non giudicante, quindi sono contentissimo che è stato anticipato prima, lo ribadisco anch'io. Cioè, non vedo alternative. Questo non solo ovviamente per il caso gravissimo, per la situazione difficilissima che vivono le persone stigmatizzate a causa di una malattia come questa, ma più in generale diventa fondamentale un approccio non giudicante per l'intervento su fenomeni così delicati. Grazie. È un peccato che entrambi debbano andare via, sia il professor Carlo Torti che Charlie Barnau, perché io mi ero segnato delle domande da fare e anche
degli appunti, perché il professor Barnau adesso diceva di luoghi di battuage. Ormai si è superata quella soglia, perché esistono i social media tipo Tinder, Grindr, Growler, quindi si può tranquillamente pescare lì per poter trovare dei partner. E addirittura mi è capitato nelle mie ricerche, anche io ho intervistato varie persone, di trovare persone che cercassero proprio, come invece spiegava il professor Torti, sesso non protetto, proprio dichiaratamente per prendersi l'HIV. Quindi poi ho maggior ragione il fatto di dire, sai, sei gay, quindi non lo dichiari, perché io sono attivo, tu sei passivo, lì c'è un mondo da aprire. È un peccato che non possiamo affrontarlo con entrambi qui, perché siete tutte e due in fuga, ed è da rifare. A questo punto è da rifare. Segnatevi le domande, perché se non lo riusciamo a fare oggi, lo rifaremo fra... Sì, no, ci teniamo in contatto. A questo punto io, visto che loro devono andare via, vi voglio anticipare che fra qualche istante parlerete con un ex porno attore, con un ex porno divo, e poteva essere interessante anche per entrambi, perché è una casistica particolare. Ex purtroppo, magari qualcuno di voi dirà ex, perché insomma è un bel ragazzo, questi sono gusti ovviamente, ed è docente tra l'altro del... sì, analisi all'Università La Sapienza di Roma. Segnatevela qualche domanda, vi prego. Io le ho segnate, ve le posso passare tipo i pizzini, poi magari dopo se le volete fare a loro, perché sono molto interessanti questi argomenti. Quindi ci teniamo in contatto, assolutamente. Pure il professore deve andare via, che peccato, guarda, perché, però quelli in prima fila sono quelli che invece li vedevo molto più attenti, che sorridevano e volevano prendere appunti. Va bene, ragazzi, a questo punto io passerei la parola a Ruggero Freddi, che in collegamento Skype non può essere presente per alcune ragioni, non poteva venire, diceva qualcuno, adesso la parola che sto utilizzando a sproposito. Saluto il professore, ecco. Salutiamo anche l'altro professore, mi alzo anche io, sennò... Ok? Non se ne sa. C'è chi va. Adesso la vostra bravissima Adriana Costa creerà la suspense necessaria. Ruggero, ci sei? Ciao Ruggero! Eccoci qui. Ciao Ruggero, sono Riccardo. Sentite. Tu non mi vedi, aspetta che mi sposto da questa parte. Ciao Ruggero. Sento voi, mi sa. Quello di cui vorrei parlarvi è sono condividere con voi un po' dei ricordi che ho di questa brutta malattia. È iniziata, credo, ufficialmente il paziente Alfa fu riconosciuto nel 1985. Poi dopo si scoprì che non era lui il paziente alfa. All'epoca la malattia fu soprannominata immediatamente, fu ufficialmente chiamata il cancro dei gay. Era una malattia che si pensava in una prima fase che fosse relazionata strettamente all'omosessualità, poi immediatamente dopo fu chiarito che non aveva nessuna correlazione con l'omosessualità. Ma in compenso la malattia è rimasta comunque associata a persone gay, tossicodipendenti e prostitute. Tant'è vero che le prime dichiarazioni del ministro della sanità dell'epoca furono che chi aveva questa malattia se n'è andato a cercare. Ci furono anche tante dichiarazioni da parte della Chiesa, dichiarazioni che dicevano che la malattia, l'HIV non era una malattia ma era una cura, e la malattia erano la prostituzione, l'omosessualità e la tossicodipendenza. Quindi è stata una malattia che fin dall'inizio è stata fortemente associata a uno stigma sociale che purtroppo rimane tutt'oggi molto forte. Questa malattia viene spesso associata alla colpa. Io ho perso diversi amici per questa malattia e ricordo che la loro più grande preoccupazione fosse che parenti e amici sapessero che erano morti di qualcos'altro, e quindi si inventavano cancri, si inventavano altre malattie, perché l'imbarazzo della malattia era peggiore della malattia stessa. Quindi è un qualche cosa che è stato accompagnato da forti, grandi sensi di colpa. I governi l'hanno ignorata per tanti anni, il governo Reagan
ci ha messo anni prima di pronunciare per la prima volta nell'87 la parola AIDS. E non fu fino al 1996 quando il governo Clinton effettivamente prese una posizione e aumentò i fondi per la ricerca, e lì le cose iniziarono a cambiare. All'epoca gli omosessuali, gli omosessuali con HIV in America, così come le altre categorie, per lo più non venivano curate e quindi si moriva a causa dei farmaci. I farmaci erano trovati in mercati neri, erano presi nel mercato nero, e c'era tutto quanto un traffico di farmaci che altrimenti non venivano, erano per via del loro prezzo, non era possibile conseguirli. Le persone morivano e per via dello stigma sociale spesso non ricevevano neanche il funerale. E così si cominciò con la coperta della memoria. La coperta della memoria erano un insieme di piccoli pezzi di tessuto sui quali gli amici, per lo più che familiari, ricamavano frasi, disegni e nomi dei loro defunti che erano perso. E questa coperta raggiunse delle dimensioni mostruose, incredibili, pari a 80 campi di calcio, quando fu esposta a Washington nel 1996. C'erano sopra decorati più di 70.000 nomi, e in quel momento il governo Clinton non poté ignorare quella enorme folla che si era radunata a Washington, e quindi Bill Clinton uscì e iniziò a camminare tra questi nomi, tra queste persone che esponevano questi ricami, questi ricordi delle loro persone, dei loro cari persi. Per fortuna da allora si è fatta tanta strada, però quello a cui tengo più di tutto a sottolineare è che non diventi la malattia uno stigma sociale. Non solo si può essere amici di persone omosessuali, ma si può essere anche, scusatemi, di persone con HIV, ma si può essere anche compagni, avere relazioni con loro. Chiaramente, per parlare meglio nei dettagli di questo si deve fare con un medico, però io sono stato parte di coppie sierodiscordanti, ovvero coppie in cui una persona ha l'HIV e l'altra no. Ho avuto fidanzati per lungo tempo che avevano questo problema, e questo con l'ausilio di medici che ci consigliavano su che tipo di atteggiamento adottare, non c'è mai stato nessun problema. Quindi quello che più mi piacerebbe è ricordare che purtroppo spesso si evita di fare il test, non tanto per la paura di trovarsi sieropositivi, quindi non tanto per la paura della malattia, ma per la consapevolezza che ritrovarsi sieropositivi significa un isolamento sociale e soprattutto un isolamento sentimentale. Ecco, questo è del tutto non necessario. Bisogna includere le persone sieropositive non solo nella vita sociale, quindi non solo nelle amicizie, ma considerarli anche eventualmente dei partner possibili. Questo assolutamente non è una difficoltà, non è qualcosa che non si può superare. È chiaro che bisogna avere il supporto di un medico, perché bisogna avere dei consigli, perché bisogna prestare qualche attenzione in più. Ma recenti studi hanno dimostrato che persone con l'HIV e con carica virale azzerata e sotto cure non possono trasmettere il virus. Quindi io sarei cauto nel riportare, voglio essere cauto nel riportare questi studi, preferirei che ne parlasse un medico, però questo dimostra che effettivamente si può avere una relazione con persone sieropositive e non per questo correre chissà quali rischi. Oggi per fortuna si vive con l'HIV, ci si può convivere. Conosco persone che si sono trovate sieropositive più di 20 anni fa, quando le persone morivano tutti i giorni per questa malattia. Loro sono dei sopravvissuti, però oggi chi si scopre sieropositivo
ha a sua disposizione una lunga serie di terapie che gli permetteranno di vivere possibilmente una vita molto lunga. Non si muore, molto probabilmente non si muore di HIV. Quello che però succede è che le cure sono molto pesanti per l'organismo, e quindi essere tutta la vita in terapia per l'HIV chiaramente comporta dei grossi danni all'organismo, e quindi avere una vita lunga e sana diventa molto più difficile. Infine, non so se questo è stato fatto e non vorrei essere io a farlo, perché anzi mi sarebbe piaciuto essere lì per ascoltare, e so che esistono, quindi semmai sarà un invito ad informarci per il prossimo anno quando ci rincontreremo. E so che esistono delle terapie preespositive, quindi significa che se una persona sa che avrà un atteggiamento a rischio, per esempio perché è in procinto di fare una vacanza o perché per l'appunto ha un partner sieropositivo e che per qualche ragione ha dovuto magari sospendere le cure, le terapie, il partner sieropositivo, allora si può prendere questa terapia, si chiama PrEP, la preespositiva, che di fatto annulla il rischio di contagio. Non può essere vista come un vaccino perché ha una limitata validità temporale ed è molto pesante per l'organismo, quindi non so per quanto tempo si può prendere la PrEP senza subire dei danni. Però so che esiste, mi sarebbe piaciuto essere lì per poter chiedere a qualche medico di spiegarci di più, di spiegarci meglio. So che purtroppo però ad oggi è quasi impossibile reperire questa PrEP in farmacia. Io ho chiesto alla mia farmacia qui di sotto e mi hanno confermato quello che avevo letto in rete, ovvero che la terapia al momento preespositiva non è passata dal Ministero della Salute, è una terapia estremamente costosa e di fatto non è reperibile né in farmacia né nei pronti soccorso. La cosa mi dispiace perché, a quanto leggo, è una terapia molto efficace, dà una copertura molto ampia, e quindi sono d'accordo che non si dovrebbero adottare atteggiamenti rischiosi, però è inutile fare proselitismo. Se una persona ha deciso di adottare un atteggiamento rischioso, è molto meglio dargli anche l'alternativa di poter prendere una terapia che, seppur pesante per l'organismo, comunque lo può difendere. Però per l'appunto, per la validità di quanto sia efficace questa terapia, quanto sia pesante, quali siano le controindicazioni, mi sarebbe piaciuto scoprirlo oggi con voi. Io vi ringrazio molto del vostro invito, e purtroppo, non potendo interagire, per me è difficile andare oltre. Bene, peccato che non lo potete, cioè lui non ci può sentire, però adesso gli scriviamo e diciamo: guarda, aspetta, allora dai, adesso finalmente la dattilografo, che bello. Allora scrivi che ringrazia. Bene, sì, c'è qualche insegnante di italiano qua, se scriviamo male non so, dell'interview, di lì che poi magari gli faremo delle domande più tardi. Grazie a voi, veramente sono molto contento, mi dispiace di non essere potuto essere lì, ma anche purtroppo non potevo per le domande, andare a lezione, oggi ho dovuto tenere una lezione, non era prevista all'inizio. Perfetto, d'accordo, va benissimo. Se avete delle domande, richiamatemi, e sono qui per voi. Grazie mille. Arrivederci. Okay. Gli scrivo applausi che non si sente. Disconnetto? Ok, che si è disconnesso lui, perfetto. Bene, bene, bene. Avete sentito, diciamo, le sue parole. Adesso qua chiudiamo un attimo. Lei parla in piedi. Ah, ok, la professoressa Cristina Segura Garcia parlerà in piedi. Perfetto, io vi ripeto, segnate qualche domanda, sarebbe interessante se aveste qualcosa da dire per tutti. Allora, buon pomeriggio. Allora, torno alla facoltà di giurisprudenza, alla scuola. Dopo tanti anni fa insegnavo pure qua. Allora, a me mi hanno lasciato il bellissimo compito di parlare, come al solito, di qualche aspetto psicologico, psichiatrico, di altre patologie. E come sentite dal mio tono, dalla mia voce, io sono spagnola e in Spagna l'AIDS lo chiamiamo SIDA, perché
noi continuiamo sempre a cercare di dare il nome nella nostra propria lingua. Quindi AIDS sarebbe in spagnolo sindrome di immunodeficienza adquirida, in italiano sindrome di immunodeficienza acquisita. Però in Italia abbiamo la consuetudine di utilizzare i nomi inglesi. Allora, io parlerò del SIDA, perché come si dovrebbe chiamare? E parlo del SIDA perché quando mi hanno chiesto di fare un piccolo intervento su questa cosa, ho ricordato una campagna di tanti anni fa. SIDA sarebbe, come si utilizzava anche lo stesso nome, SIDA, come puoi dire, può darlo. Ci fu una campagna negli anni 80 in Spagna, quando iniziò questo tipo di patologia ad essere scoperta, come diceva il professore Torti, che fu, come dire, molto, molto, come dire, molto importante. E io dovevo parlare dello stigma, e già all'epoca, che erano anni 80, anni 90, si cercava di eliminare lo stigma legato alla patologia AIDS. Io potrei raccontare di tanti casi in cui mi è capitato di dover vedere pazienti con questo tipo di infezione che hanno sviluppato la malattia, successivamente alcuni di questi sono morti, e sono morti anche, come dire, con molti problemi. Sono passati tanti anni, quindi io ricordo il primo caso intorno, io potevo avere 18-19 anni quando entravo alla facoltà di medicina, e all'epoca AIDS era sinonimo di sicuramente alterazioni o qualche problema dell'identità sessuale, problemi di prostituzione, problemi di droga. E guardate che non crediate che ancora sia cambiato tanto dopo 30 anni. Cioè, se prima si pensava che l'AIDS lo potevano, o il SIDA, lo potessero contrarre persone che avevano comportamenti a rischio, che in qualche maniera se lo erano cercati da soli, se voi andate a chiedere a molta gente, si continua a pensare lo stesso. La cosa curiosa è che quando a una persona lì si fa la diagnosi dell'infezione del virus di HIV, sebbene non abbia ancora sviluppato la malattia, non sono cambiate tante le cose. Guardate, questa mattina cercavo le slides, perché come al solito mi riduco all'ultimo momento, io ho trovato le slides che avevamo fatto nella cattedra di psichiatria col professor Amati nel lontano 1997, quindi 21 anni fa, per formare agli operatori sanitari che dovevano avere a che fare con i pazienti sieropositivi o con i pazienti che sviluppavano la malattia. E, era curioso che tutte le slides iniziavano più o meno così. Quando a una persona gli viene fatta questa diagnosi, e poi vi dirò qualche cosina su come si fa la diagnosi o come si cercava di farla fare, normalmente i pazienti avevano sempre una reazione che è molto simile a quella che hanno i pazienti ai quali gli si fa la diagnosi del cancro, no? O comunque di una patologia che si considera una patologia potenzialmente mortale nel breve termine o che può provocare moltissima sofferenza. E quindi tutti i pazienti attraversavano più o meno tre fasi: una prima fase di incredulità, di reazione iniziale di rifiuto, poi si passava a una fase di negoziazione, no? Come il dire voglio o non voglio, e quindi elaborazione di questo problema, per finire con questa fase di accettazione. E allora la domanda che noi ci facevamo all'epoca e che io tuttora continuo a farmi in molte situazioni della vita quotidiana è: perché sempre si chiede dello psi, lo psicologo, lo psichiatra? Cioè, pare che lo psichiatra e lo psicologo siano il prezzemolino in ogni minestra, no? Si vedete le serie in televisione, i programmi di televisione, o si mette un prete o si mette uno psichiatra. Allora, perché? Perché normalmente questa patologia comporta una serie di problemi nell'area lavorativa, nell'intorno familiare, nella vita di coppia, nei rapporti interpersonali, problemi che riguardano rapporti con una sola R, maternità o anche cambiamenti nelle consuetudini che vanno a portare alla fine a un'alterazione emotiva del paziente, del soggetto. Cioè ricevere la diagnosi vuol dire che la tua vita da quel momento in poi cambia, che le persone iniziano a guardarti in maniera diversa. Come diceva in collegamento precedentemente questa persona,
cioè molte persone continuano ancora a nasconderlo. Io vi posso dire come psichiatra che molte persone hanno ancora, ci sono ancora molte persone che si vergognano anche di altre patologie che noi potremmo pensare che siano patologie assurde, no? Ci sono donne che magari si vergognano di avere un carcinoma all'utero. Non vi posso dire anche di quanti uomini che hanno per esempio un carcinoma testicolare si possano anche vergognare. Allora, immaginate se questo succede con patologie di questo tipo, quanto non sia tanto più frequente in questa patologia. Quindi noi psichiatri iniziavamo a vedere questi malati come conseguenza della diagnosi. Successivamente iniziamo a vedere che molti di questi pazienti, prima ancora di essere andati da un infettivologo per fare la diagnosi, in realtà sviluppavano patologie psichiatriche molto prima di essere state fatte la diagnosi psichiatrica, e molti di questi pazienti possono sviluppare sintomatologia psichiatrica così come possono sviluppare altre alterazioni. Il virus crea danni non soltanto a livello della pelle, non soltanto a livello del rene, non soltanto a livello eccetera, però crea anche alterazioni molto importanti a livello del cervello, e quindi noi troveremo che questi malati hanno difficoltà, se la patologia non si riesce a fermare con i farmaci antiretrovirali, che alla lunga daranno alterazioni cognitive, quindi difficoltà di concentrazione, difficoltà di memoria, difficoltà di attenzione, alterazioni confusionali, disorientamento, ma anche patologie psichiatriche molto importanti. La patologia psichiatrica più importante in assoluto, o meglio ancora la più frequente, è una cosa che li trovate come disturbi dell'adattamento. Vi è mai capitato di vedere una persona che ha avuto per esempio una diagnosi di una malattia come un cancro, che successivamente ha sviluppato una depressione o una sintomatologia ansiosa? Mi è mai capitato di vedere una persona che per esempio viene lasciata dal partner e poi sviluppa una depressione? O una persona che perde il lavoro? Allora, quando si sviluppano patologie psichiche in risposta a un problema, questi si chiamano disturbi dell'adattamento, e questi disturbi dell'adattamento possono essere di diversi tipi, possono essere di tipo per esempio depressivo, di tipo ansioso, di tipo comportamentale, di personalità, però insomma questi sono i disturbi più importanti. I nostri malati con AIDS anche possono avere altri sintomi come patologie psicotiche vere e proprie, cioè possono avere allucinazioni, possono avere deliri, essere convinti di alcune idee che sono completamente assurde, però che anche se noi cerchiamo di dimostrare la assurdità, loro continuano a afferrare con totale intensità. Però uno dei più frequenti disturbi che noi vedevamo negli anni 80 o inizi degli anni 90 era il pseudo AIDS syndrome. Questo sintomo, questa patologia era molto curiosa perché era tipica di studenti universitari. All'epoca, e qui a Catanzaro, insomma, anni 90, l'Università di Catanzaro, all'epoca era l'Università di Reggio Calabria, non è che fosse molto grande. Gli studenti di giurisprudenza erano sopra al vecchio consorzio, gli studenti di medicina erano a Mater Domini e gli studenti di farmacia erano a Rocelletta. Allora, è curioso vedere che ci sono capitati più studenti, più o meno intorno ai 22 anni, su per giù, che arrivavano dopo aver avuto qualche rapporto occasionale con una persona che avevano conosciuto magari in discoteca il fine settimana, morti dalla paura, angosciati dal timore di aver sviluppato la malattia, meglio ancora di aver contratto sindrome dell'AIDS, no? Il virus dell'HIV. Quindi questi ragazzi venivano, ragazzi o ragazze, era più frequente nei maschi, quindi erano ragazzi che erano molto ansiosi, erano preoccupati del timore di aver avuto questa malattia, e il problema che tuttora può capitare era che
finché, dal momento del contatto fino al momento dell'autentica certezza della sieropositività o sieronegatività, passavano 6 mesi. Quindi arrivavano da noi psichiatri con questa angoscia, con questa preoccupazione dell'aver potuto sviluppare la patologia perché avevano avuto rapporti non protetti. Io preoccupato in assoluto di più era seguire pazienti o mogli o mariti o compagni, colleghi di pazienti che avevano sviluppato la malattia e che poi si sentivano in colpa perché non potevano dare una mano al loro partner e che successivamente avevano messo in atto una serie di comportamenti anche piuttosto rischiosi, come cercare di rimanere incinta per dimostrare il loro affetto a questa persona malata. Quindi ci è capitato di vedere pazienti con AIDS che hanno fatto trasmettere la malattia ad altre persone come reazione di rabbia, come dire qualcuno me l'ha trasmesso, io lo devo trasmettere. Ci è capitato di soggetti che logicamente hanno tentato il suicidio, ma ci è capitato vedere il partner che sentirsi in colpa per non averla in qualche maniera trasmessa, come dire, acquisita, e aver chiesto al partner di farsi, come dire, infettare. Allora, non è una patologia attualmente considerata mortale. Quando noi facevamo questi corsi, vi assicuro che le aule dovevamo fare una preparazione di test, pre-test counseling e post-test counseling per gli operatori sanitari, e queste sale erano piene di infermieri, di medici. Attualmente non se ne parla più della malattia. Però purtroppo ci stanno capitando alcuni casi di gente molto giovane che è stata infettata senza, come dire, saperlo, come dire, insomma, in maniera totalmente insospettata anche da un compagno, da un fidanzato. E adesso qualche paziente arriva nei reparti di psichiatria di nuovo con gli stessi sintomi di ansia o di depressione di tanti anni fa. Io volevo dire soltanto una cosa, un aspetto, come dire, molto aneddotico. Mi occupo di disturbi del comportamento alimentare nella maggior, come dire, nella pratica quotidiana, quindi vedo moltissimi adolescenti, soprattutto moltissime ragazze, e qualche anno fa mi toccò una ragazzina di 14 anni, no, di meno, di 12 anni, che chiedeva se questa cosa di dare un bacio a un ragazzo, che a che età si poteva iniziare a dare un bacio a un ragazzo. Io presi la palla al balzo e gli dice: un bacio glielo puoi dare quando ti pare, ci sono persone che iniziano anche molto prima, quindi non è una questione di problematica. Tuttavia quello che sì dovresti iniziare a fare a questo punto è pensare che se un giorno ti capiterà di avere un rapporto con un ragazzo o con una ragazza, dovresti iniziare a utilizzare il preservativo. Io ricordo che la ragazzina all'epoca diventò rossa, gialla, blu, verde, tutti i colori, perché non si aspettava che si iniziasse a parlare di questo. E lei mi diceva: ma guarda che io non è che ancora sono piccola, io non è che devo avere rapporti sessuali, dico sì, e tra l'altro io, insomma, se tu mi dici di utilizzare il preservativo per non rimanere incinta, è una cavolata. Io all'epoca gli dissi a questa ragazzina, e sono passati diversi anni, no, guarda che il preservativo non te lo sto consigliando per non rimanere incinta, ma piuttosto per non beccarti una malattia. Perché vi dico questo? Perché c'è moltissima disinformazione. Quando io entrai come allieva interna al terzo anno di medicina alla cattedra di psichiatria della città dove io all'epoca vivevo, entrai simultaneamente come interna anche in malattie infettive. Quindi per un anno fui interna in psichiatria e in malattie infettive. Io all'epoca il professore di malattie infettive mi chiese di aiutarlo a tradurre una serie di articoli sul Mycobacterium, cioè il batterio che si occupa della, scusate, colpevole della tubercolosi. E già all'epoca, che era lontano 86-87, ricordo che il cattedratico, il professore, mi diceva: guarda che il futuro è della tubercolosi e il futuro è dell'AIDS. Va bene, sono passati 30 anni dall'epoca,
su per giù 35 anni e ancora siamo là. E ancora voi ragazzi, voi, tutti i ragazzi in generale, la preoccupazione fondamentale che hanno nei rapporti con persone sconosciute è quella di non rimanere incinta o non lasciare incinta a un'altra persona e non quello di non beccarsi certe malattie. E le malattie non è soltanto l'AIDS o non è soltanto e anche un'epatite, sono tante patologie. Capisco che voi siete studenti la maggior parte di giurisprudenza e quindi questa cosa la vedete molto lontana. Purtroppo noi che curiamo successivamente le conseguenze non è così. Il problema è che la gente si preoccupa di un cancro e normalmente il cancro attualmente la maggior parte o una buona parte si possono curare. L'AIDS ti fa diventare un malato cronico, un malato che dovrà prendere tantissime pillole per tutta la vita e come dicevo anche prima, no, lasciatelo morire, condizionerà i vostri rapporti familiari, i vostri rapporti di coppia, i vostri rapporti con gli amici. Mentre stavano parlando il professore Torti e il professore Barnau, ho trovato questo articolo che voglio mostrarvi. È un articolo pubblicato in un giornale di malattie infettive, no, un giornale di sociologia, nel quale si cerca di vedere qual è stata l'evoluzione in pochi anni, dal 2008 al 2012, riguardo a quello che pensa la gente della questa patologia. Allora, la cosa che mi ha colpito non è ciò che è cambiato, ma ciò che non è cambiato. Allora, voi non siete abituati magari a vedere tanti numeri, tante tabelle, soltanto vi dico che quello che vedete nella colonna di sinistra, dove c'è una Z con una serie di asterischi, dimostra dove più asterischi ci siano, vuol dire che ci sia stato più cambiamento. Quello che io vi ho sottolineato in giallo è dove non c'è stato cambiamento e non c'è stato cambiamento in due o tre paragrafi che sarebbero, vediamo se io riesco a farlo vedere più grande qua e magari vi rendo la vita più facile. Non sono cambiati le preoccupazioni assurde che alcune persone hanno, per esempio nel condividere un bicchiere d'acqua, nel stare accanto a una persona che magari sta tossendo, perché questo gli crea la preoccupazione del fatto che magari si possa contagiare. Invece sono cambiate, e purtroppo sono cambiate in maniera esagerata, le paure del potersi invece contagiare nei rapporti sessuali sporadici. Allora, non bisogna fare allarmismo. Quando prima lo diceva il professore Torti, ho risposto magari in maniera un poco grossolana, mettere, come dire, qualcosa che copre la ferita, prima ancora di farsi la ferita, è esagerato. Quindi prendersi un farmaco antivirale o retrovirale per cercare di evitare di avere un contagio durante un sabato sera è assurdo, quando in realtà uno può fare qualcosa di molto più semplice, molto meno costoso e molto più, come dire, cretino, che utilizzare un preservativo. Perché? Perché alla fine, se uno si becca la malattia, il disturbo che sia, questo veramente ti condiziona la vita. E questo condizionare la vita è quello che in realtà porta ad avere non soltanto modificazioni importanti, ma soprattutto questi problemi psichici che purtroppo noi vediamo. Allora, se voi pensate di essere a rischio di aver potuto contrarre questa patologia, chiedete direttamente di fare il test. Ormai è totalmente anonimo, è totalmente gratuito, non si paga una lira per fare questo tipo di test, ma soprattutto cercate di avere la bontà anche di avvisare ai partner con i quali avete avuto dei rapporti. Questo potrebbe aiutare tante persone e forse riusciremo qualche volta ad azzerare la malattia. Grazie. Ringraziamo la professoressa per il contributo che ha dato alla giornata di oggi. Abbiamo unito, insomma, il professore Carlo Torti prima, poi c'è stato l'intervento di Charlie Barnau, adesso la professoressa, poi c'è stato ovviamente l'ex formatore che tutti conoscono, Ruggero Freddi, voi non lo conoscete, cercatevelo.
L'avranno cercato secondo te su internet mentre parlavano? Mentre parlavano tutti c'era chi chattava, magari gli ha chiesto l'amicizia su Facebook sicuramente, o vedevano che ne so se su Grindr, no beh, lasciamo stare. Adesso io vorrei dare la parola alla dottoranda, la Bau, la professoressa, come la conoscete a proposito? Come la conoscete come professoressa Alessia Bausone, immagino, giusto? Persona seria che comunque si occupa di diritti civili e fa tante cose, quindi HIV è oltre lo stigma, vabbè sì, insomma ve la passo adesso, parlerà. Mi auguro che faccia un discorso attinente al tema e non parli d'altro, no, dai, ve la passo, dai, fatele un applauso, la conoscete bene ma fatele un applauso, dai. Buonasera, come perdere autorevolezza in 7 minuti praticamente? Chiaro, tutto il lavoro di questi anni smontato con 2 frasi, no scherzo. Guardate, è importantissimo un evento di questo tipo, non dal punto di vista meramente simbolico, culturale, ma anche dal punto di vista pratico. Ne parlavo prima col professore Torti, il fatto che questa idea sia venuta da dagli studenti, da un'associazione studentesca, riempie di contenuto, di valore ancora di più l'iniziativa. In altre università iniziative analoghe non sono nemmeno state concesse perché il pregiudizio a volte è anche istituzionale e anche accademico. Qui abbiamo avuto piena libertà, ce l'abbiamo come quando trattiamo anche altre tematiche sempre spinose, sempre attuali. E quindi siamo qui a parlare di una tematica in vista di una giornata internazionale. Questa settimana ne abbiamo vissute tante di giornate internazionali, abbiamo vissuto la giornata internazionale per l'infanzia, la giornata internazionale contro la violenza di genere e il 1° dicembre sarà la giornata mondiale contro l'HIV. Quindi il mio non è un sermone che vi voglio fare, voglio darvi delle indicazioni pratiche che partono da un insieme di diritti, perché è capitato che quando abbiamo detto noi facciamo un convegno, un'iniziativa sull'HIV nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali, ci abbiano anche detto e che c'entra? E io vi dico che c'entra, ve lo dimostrerò, perché per quanto siano importanti gli approcci multidisciplinari, perché l'approccio psichiatrico, psicologico è fondamentale anche non solo nel sostegno individuale alla persona, ma anche per quanto riguarda la tutela collettiva in riferimento all'approccio alla malattia. È fondamentale l'approccio medico, l'approccio farmacologico. Abbiamo visto che ci sono nuovi farmaci, ho letto poco fa praticamente che nuovi farmaci vengono immessi sul mercato continuamente e questo fa cambiare proprio la percezione dell'HIV e dell'AIDS, che da malattia invalidante, la malattia dello stigma, oggi può essere considerata meramente una malattia cronica come tante altre. E questo rispecchia anche socialmente l'approccio alla malattia. Abbiamo avuto anche Charlie Barnao, che conosciamo tutti, che ha intrecciato il fenomeno della prostituzione col fenomeno della malattia. Va bene, io invece voglio dirvi, ma che c'entra il diritto? E io vi dico c'entra. Prima del diritto però io faccio un plauso non solo all'associazione di studenti, ma alle altre associazioni presenti, Liberi TV, Certi Diritti, Arcigay di Catanzaro, perché comunque si è parlato anche molto di omosessualità oggi. Io non ne voglio parlare oggi, solo oggi, non ne parlo perché l'AIDS negli anni '80 sì, era la malattia dei froci, no? Oggi, con tutti i pregiudizi, con tutto lo stigma negativo che aveva l'omosessualità all'epoca, per questo ho usato la parola cruda e negativa che si usa nella vulgata. Invece oggi, se andiamo a vedere le statistiche, io non vi sto a snocciolare i numeri che poi alla fine entrano in un orecchio e escono dall'altro, però la maggior parte dei contagi
avvengono in donne eterosessuali sposate, perché magari il marito è andato a prostitute e ha contagiato la moglie, vi faccio un esempio. La maggior parte dei contagi avviene tra i giovani, i giovanissimi, tra i 10 e i 19 anni, perché voi lo sapete benissimo, lo vivete, tant'è che io vi vedo lontani perché vi siete seduti lontani, ma io sono praticamente seduta accanto a voi astrattamente, perché bene o male a livello anagrafico non è che ci distanziano tantissimi anni, e quindi viviamo socialmente, quotidianamente, un po' le stesse problematiche in riferimento anche alle malattie sessualmente trasmissibili. Quindi la sessualità precoce, la precocizzazione della sessualità, per cui si fa sesso, per cui c'è un'iperstimolazione, tantissimi segnali sessuali nella società, nella pubblicità, nel contesto di riferimento anche amicale, sentimentale e tutto il resto, si inizia presto a fare sesso, molto spesso inconsapevolmente il rischio di malattia è sempre più in aumento. Vedo il giornalista del Corriere della Calabria che saluto. Quindi, detto questo, c'è stata questa precocizzazione, per cui il ruolo della cultura, fatta anche in riferimento al mondo dell'associazionismo, è importantissimo. Ruggero Freddi, che da ex pornoattore gay a San Francisco è diventato professore universitario alla Sapienza, è un simbolo della lotta ai pregiudizi, alla discriminazione. Ma oltre questo, io vi faccio un esempio di un'altra associazione che è una ONG accreditata a livello internazionale, l'unica accreditata a livello internazionale, che si chiama Conigli Bianchi. In questa associazione raggruppa degli artisti, dei fumettisti, loro fanno dei fumetti contro lo stigma derivante da HIV, sono dei ragazzi sieropositivi che attraverso l'arte portano dei messaggi precisi. Quindi noi magari usiamo la convegnistica, il rapporto con gli studenti quotidiano, non solo a livello cattedratico, per dare delle informazioni, ma poi c'è anche il mondo dell'associazionismo, il mondo dell'arte, il mondo degli studenti, anche il SISM, gli studenti di medicina, che molte volte consegnano preservativi e sensibilizzano su questo. A livello giuridico voi direte: che cavolo c'entra l'HIV e l'AIDS con il diritto? E mo vi dico perché c'entra, perché tocca tantissimi aspetti del diritto. Io non so quanti studenti di giurisprudenza, economia e sociologia ci sono oggi, molte facce conosciute le vedo, e voglio dirvi che diritto dell'Unione Europea, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto antidiscriminatorio, c'entra tutto, diritto privato, studiatelo, diritto privato, diritto penale. Cioè, rientrano tutti quando si parla di casi giuridici, profili giuridici dell'HIV. Vi faccio un esempio. Innanzitutto l'Italia ha una legislazione per quanto riguarda l'HIV assolutamente esaustiva, assolutamente moderna, assolutamente omnicomprensiva, a differenza che in altri stati, dove magari ci sono tante leggi spot che toccano singoli profili, noi già dagli anni 90 abbiamo una legge quadro sull'AIDS e l'HIV, che la legge, prendete appunti, 135 del 90, che per quanto sia vecchia è sempre attuale, anche per gli studenti, non solo di giurisprudenza, ma studenti che vivono una società giovane, perché in questa legge si tratta di diritto del lavoro, si tratta di privacy. Questa parolaccia che io vi chiedo sempre magari agli esami, la privacy è un diritto fondamentale della persona, un diritto soggettivo, un diritto personalissimo, inalienabile della persona. E voi sapete benissimo che fare il test per l'HIV non solo è gratuito, quindi voi andate nella clinica di riferimento, nei luoghi dove magari ci sono campagne che effettuano il test, che è gratuito, però assolutamente anonimo. Non solo quando voi andate, ma anche quando lo ricevete, perché magari vi chiamano per telefono, vi convocano, non c'è nessun altro che viene coinvolto nel vostro iter intimissimo, che è quello di prevenire o magari, speriamo di no,
scoprire che c'è stato un contagio. Quindi la privacy in questo gioca un ruolo fondamentale. Nel reparto di Carlo Torti, nel reparto malattie infettive, coloro che lavorano in quel reparto sono gli unici titolati a trattare i dati personali dei pazienti affetti da HIV, e lo possono fare esclusivamente previa motivazione. Quindi c'è un dato sensibilissimo. Noi abbiamo anche il nuovo regolamento europeo della privacy entrato in vigore quest'anno, per cui la privacy soprattutto nei confronti dei dati sensibilissimi è assolutamente un diritto fondamentale, un diritto che va riconosciuto a 360 gradi, anche per quanto riguarda poi il mondo del lavoro. Se voi fate un colloquio di lavoro, non vi possono chiedere né qual è la vostra condizione di salute, né di fare il test prima di fare il colloquio di lavoro o anche dopo. Quindi c'è un alone di privacy assoluto intorno a questo. Però poi l'HIV tocca anche profili di diritto penale. Abbiamo sentito prima la questione degli untori. Avete visto le Iene, se ne è trattato molto spesso, di questi personaggi che tramite le chat, tramite Tinder, Grindr, tutte queste applicazioni che servono fondamentalmente per scopare, si cerca questo sorta di predatore sessuale che agisce solo per il gusto di contagiare le persone che entrano in rapporto con lui. Poi c'è l'altra questione, che è quella del contagio volontario, nel senso che ci sono persone che vogliono direttamente essere contagiate. Sono profili molto differenti a livello giuridico, perché nel momento in cui c'è un contagio doloso, quindi una persona affetta da HIV e AIDS, che abbiamo visto sono due cose diverse, nel momento in cui c'è un contagio doloso si risponde penalmente con una pena che va dai 3 ai 7 anni, si risponde per lesioni personali gravissime, perché chi fa giurisprudenza si va a vedere l'articolo 583 del codice penale. Questo articolo dice che le lesioni personali gravissime vi rientrano quei fatti dai quali deriva una malattia probabilmente insanabile come quella dell'HIV, fondamentalmente, no? In ogni caso, oltre a quello c'è anche il consenso dell'altra persona ad essere contagiata in altri casi. In quel caso, in teoria, si è ipotizzato che ci potesse essere la scriminante dell'articolo 50 del codice penale, cioè il consenso dell'avente diritto. Però noi lo sappiamo, l'abbiamo trattato anche quando abbiamo parlato di aborto, eutanasia e tutti i diritti eticamente sensibili, si chiamano così. Abbiamo visto che la vita è un diritto indisponibile, e quindi io volontariamente non è che posso dire contagiami così c'ho una lesione personale gravissima e permanente. Quindi in ogni caso il reato sussiste. Quindi a livello di divieto di discriminazione, articolo 3 della Costituzione, diritto antidiscriminatorio per quanto riguarda gli aspetti giuslavoristici, diritto privato per quanto riguarda la privacy, diritto penale per quanto riguarda i reati messi in gioco. Tra l'altro c'è una recentissima sentenza del 2008 che riguarda un altro caso, perché se noi conosciamo come si può prendere l'HIV, andiamo a vedere i casi giurisprudenziali, c'è di tutto. È stata dichiarata la Cassazione la responsabilità della struttura sanitaria per casi di emotrasfusione. Per errore della struttura c'è stata una trasfusione di sangue infetto, e quindi la responsabilità per colpa è stata della struttura sanitaria, con tanto di risarcimento e condanna anche penale. Quindi abbiamo visto che ci sono 3.000 sfaccettature su questo. In Italia
È importante ripetere tutte queste cose, perché da un report che è uscito quest'anno, ma adesso con la giornata internazionale escono tutti i report, tutti gli studi, quindi sono facilmente reperibili. Questo report dice che l'Italia è tredicesima in Europa per quanto riguarda i casi di HIV e AIDS, soprattutto per i giovanissimi. Quindi abbiamo parlato del superamento dello stigma per gli omosessuali, nel senso che è una questione che tocca soprattutto eterosessuali e donne oggi. C'è stata un'evoluzione, abbiamo citato prima il film Philadelphia del 91, io ve lo consiglio, per quanto è vecchio, comunque è sempre attuale, che racconta la malattia agli albori. Non è più così, non c'è lo stigma nei confronti delle persone omosessuali, non c'è più. E soprattutto non c'è più lo stigma e non ci deve essere nei confronti delle persone migranti. Voi lo sapete che l'AIDS, l'HIV in Sudafrica ha la sua maggiore percentuale, ma io vi dico anche che dai recenti studi risulta che più della metà dei migranti che arriva in Italia o che arriva in Europa, il virus lo prende da noi, non lo prende nel suo paese. E il governo ha vietato l'altro giorno i preservativi gratis alle persone migranti. Quindi stride un pochettino con questa visione, diciamo. Quindi abbiamo tutta una marea, tutto un prisma di stigmi da superare nei fatti, da superare studiando e da superare con la cultura e soprattutto con il vostro contributo. Grazie. Bene, avete davvero materiale su cui riflettere e se volete farci delle domande noi siamo qui. Inoltre, adesso poi tra l'altro dobbiamo porre qualche domanda anche a Ruggero, se volete così facciamo il collegamento. L'hanno richiamato un po' tutti il film Philadelphia, io l'ho visto tanti anni fa ed un aspetto che si può ricollegare al diritto, io ci pensavo mentre ne parlavi tu adesso Alessia, è quello che da 2 anni esistono le unioni civili. Prima ad esempio il partner. E la storia è proprio questa, nel film si parla proprio di questa, il partner non esisteva se non era sposato, quindi si poteva anche essere esclusi dalla visita in ospedale, dall'assistenza sanitaria del partner, quindi è un problema, come richiamato anche dalla Costituzione, il problema della salute, è un problema che comunque si richiama alla vita di tutti i giorni, la vita di una persona sieropositiva o comunque malata di HIV è una vita fatta di diritto. Molte volte ci si rivolge proprio all'assistenza di un legale per sapere se è violato un diritto ed è giusto sapere che, come ricordavi adesso tu, c'è il diritto anche a rifiutarsi di fare un test perché nessuno vi può imporre di conoscere. La professoressa scuote la testa, ecco già il primo dibattito ce l'abbiamo a sinistra, scuote la testa perché evidentemente ha qualcosa da dire. Però nessuno può imporre di fare un test, almeno sanitario, perché sennò ci sarebbe uno stigma al contrario, cioè dovrebbero farlo tutti, o tutti o nessuno, sennò categorizziamo. Perché io addirittura ricordo, adesso vi faccio un esempio banale, qualche anno fa ci fu la polemica perché le persone omosessuali non potevano donare il sangue. Io me lo ricordo, dicevano perché siccome sono categorie a rischio... In Italia? Dal 2001 possono per legge donare il sangue. Dal 2001, però io ve lo dico, siccome io sono sposato da un anno esattamente con il mio compagno, mio marito, quindi io ricordo che quando facevo il donatore di sangue l'ho fatto per molti anni, poi però ci fu la polemica perché le persone omosessuali non potevano donare il sangue. Io mi sono trovato ad andare a chiedere se potevo donare il sangue, ho detto ma lei non deve dichiararlo. E ci fu una polemica sui mezzi di informazione perché dicevano ma se tu lo dichiari potresti però avere il rifiuto. E lì devi stare vicino all'avvocato che ti porti dietro e dici vabbè ok. Ho l'avvocata, voi avete l'avvocata, al fianco che è un'avvocata seria. Comunque quello che voglio farvi capire è che lo stigma aleggia vicino a noi se non abbiamo gli strumenti necessari, in questo caso gli strumenti legali, per potervi invece opporre. L'informazione, la comunicazione è fondamentale, lo dicevano prima gli insegnanti, cioè i docenti,
ci sono tanti casi di persone che sono state stigmatizzate perché omosessuali, anche perché sieropositivi. Io ricordo anche un caso di un insegnante che non, appena gli hanno saputo che era sieropositivo, lo hanno escluso dall'insegnamento. Vabbè, era un precario, però non significa, cioè, anche questo è uno stigma. C'è qualche domanda? Avete qualche, ditemi che c'è qualche domanda. Ah, la professoressa, scusate. No. Allora, io non considero che ci sia necessario fare, come dire, fare dei test o degli analisi, alcune persone sì, alcune no, ma nella stessa maniera che gli studenti per entrare all'università devono fare dei test, degli analisi, per esempio almeno gli studenti che frequentano la facoltà di medicina, perché magari andando nei reparti possono essere esposti a una serie di malattie e anche loro possono esporre a delle malattie ai pazienti, considero e che sia utile fare dei test, come a noi che lavoriamo negli ospedali ce le fanno ogni X tempo. E ogni X tempo ci fanno il test dell'HIV, il test dell'epatite B e di tante cose, perché possiamo noi essere vettori verso i pazienti. Quindi non considero che sia una lesione, che mi stiano ledendo la privacy, né nessuna mia, come dire, diritto, quando in realtà quello che sta cercando di prevenire è un contagio a un altro malato. Quindi non si fa per escludere, ma semmai per ricollocare. Cioè, io vorrei vedere, non lo so, peccato che qui non ci sia adesso Carlo Torti per rispondere, no? Però voglio, sì, però la Costituzione di mezzo, quello che non può fare è, come dire, mettere a rischio altre persone. E vi faccio un esempio: in un'altra vita, anni 90, quando noi dovevamo fare il counseling per dare la risposta ai pazienti che avevano l'HIV, che erano positivi all'infezione dell'HIV, ci è capitato in più di una volta il signore, essendo positivo, che uno non voleva comunicare la diagnosi al partner e quindi noi non abbiamo potuto legalmente dare l'informazione a nessuno. Però ci è capitato che questa stessa persona, anni dopo, la moglie di questo signore è morta perché ha sviluppato la malattia senza sapere di essere stata infettata. Allora, santi diritti privati, considero che devono essere sempre salvaguardati. Però quando si tratta di contagio di malattie mortali, non è una banale influenza. Non lo so fino a che punto tante volte la legge non sia troppo restrittiva. Questo sì, però teniamo conto che l'articolo 32 della Costituzione, voi lo conoscete ancora meglio di me che siete più freschi, vieta i trattamenti sanitari obbligatori se non nei casi previsti dalla legge. Abbiamo anche tante pronunce del garante della privacy su questo punto, per cui è giusto trovare il giusto equilibrio. Non è giusto avere uno Stato che ci entra ora nella camera da letto, ora nelle mutande. Quindi lo Stato deve fare la sua parte, ma fino a un certo punto. Poi c'è il ruolo della cultura, il ruolo della sensibilizzazione, il ruolo della prevenzione, che però è tutto su base volontaria. Questa è la mia idea. Sì, sì. Sul TSO possiamo aprire un mondo. Allora, sul TSO possiamo aprire un mondo. Io sono la prima che, per poter fare un trattamento sanitario obbligatorio, il paziente deve, come dire, si devono compiere una serie di requisiti, tre chiari. Ciao. È chiaro? E questi chiari sono che il paziente ha bisogno di una terapia seria, che il paziente la rifiuta e che non si può fare. E non credo che nessuna persona al mondo non sia d'accordo. Io quello che sto dicendo è che quando si chiede di fare un'analitica non si fa tanto per sapere tu sei o non sei, ma semmai per cercare di prevenire l'infezione, la trasmissione dell'infezione. Sul fatto che gli omosessuali non potessero fare una trasfusione è un'aberrazione. Non è l'essere omosessuale, è l'essere contagiato, punto. Quindi uno fa si può fare la donazione, se il sangue infetto non si utilizza, punto. Sì, ma la questione era anche sulla questione della promiscuità. Si faceva sempre il discorso che la persona omosessuale era promiscua in quanto... Sì, ma infatti secondo me bisogna focalizzare l'attenzione sull'attività sessuale, cioè chi ha una vita sessuale attiva, indipendentemente dall'orientamento sessuale, deve proteggersi, sia esso uomo, donna,
Bravi, esatto, quindi siccome ho saputo che tra l'altro qualcuno di voi deve prendere l'autobus, se non vado errato, qui mi dicono dalla regia. Chiudono alle 5. Chiudono alle 5, ok. Se nessuno ha delle domande da fare, o se le vuole fare in maniera anonima anche, lo può fare anche la professoressa Bausone o alla professoressa Segura Garcia, altrimenti il nostro intento, quello ovviamente di Adriana Costa, che è la rappresentante degli studenti della commissione paritetica, qual era? Quello di sensibilizzare. La cosa importante è proprio questa, cercare di comprendere che chi ha una vita sessuale attiva è comunque un soggetto a rischio non solo per l'HIV ma per qualunque malattia sessualmente trasmissibile, perché c'è una recrudescenza ad esempio della sifilide, della gonorrea, non se ne parla, se ne parla troppo poco, quindi dell'epatite, la professoressa dice dell'epatite, la cosa fondamentale è fatelo ma responsabilmente. Venite numerosi, quello è stato già detto, adesso potete andare. Grazie ancora e grazie all'università. Grazie ancora.